Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre d'amore. Dal Libro di Cielo, volume 26, 8 settembre 1929. Siccome stavo pensando alla nascita della mia mamma celeste, per darle i miei poveri omaggi, chiamavo la creazione, tutta insieme con me, ad inneggiare la sovrana regina. E il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, anch'io voglio inneggiare con te, con tutta la creazione, la nascita dell'altezza della mamma mia. Tu devi sapere che questa nascita racchiuse in sé la rinascita di tutta l'umana famiglia. E la creazione tutta si sentì rinata nella nascita della regina del cielo. Tutto tripudiò d'allegrezza. Tutti si sentivano felici di avere la loro regina, perché fino allora si sentivano come popolo a cui mancava
la loro regina e nel loro mutismo aspettavano quel giorno felice per rompere il loro silenzio e dire gloria, amore, onore a colei che viene in mezzo a noi come regina nostra. Non saremo più senza difesa, senza chi ci domini, senza festa, giacché spuntò colei che forma la nostra gloria in peritura. Questa celeste bambina, col tenere integra nell'anima sua la nostra divina volontà, senza mai fare la sua, riacquistò tutti i diritti di Adamo innocente presso il suo creatore e la sovranità su tutta la creazione. Perciò tutti si sentirono rinascere in lei e noi vedevamo in questa Vergine Santa, nel suo piccolo cuore, tutte le umane generazioni in germe. Quindi per mezzo suo l'umanità riacquistava i diritti perduti, perciò la sua nascita fu la nascita più bella, più gloriosa. Essa fin dal suo nascere racchiuse nel suo cuoricino materno, come in mezzo a due ali, tutte le generazioni. Come figli rinati nel suo cuore virginale, per riscaldarli, per tenerli difesi, per crescerli e nutrirli col sangue del suo cuore materno. Ecco la causa per cui questa tenera Madre Celeste ama tanto le creature, perché tutti sono rinati in lei e sente nel suo cuore la vita dei figli suoi. Che cosa non può fare la nostra divina volontà dove regna e ha la sua vita? Essa racchiude in lei tutto e tutti e la fa portatrice di bene a tutti, sicché tutti sentono sotto il suo manto azzurro l'ala materna della loro madre celeste e trovano nel suo materno cuore il loro posticino dove mettersi al sicuro. Ventotto settembre 1929. Stavo facendo il mio giro nella creazione e nella redenzione. La mia piccola intelligenza si è fermata quando il mio vezzoso bambinello, nell'atto di uscire dal seno materno, si slanciò nelle braccia della mamma celeste e, sentendo il bisogno di fare il suo primo sfogo d'amore, cinse con le sue piccole braccia il collo della sua mamma e la baciò. Anche la divina regina sentì il bisogno di fare il suo primo sfogo d'amore verso l'infante divino e gli restituì il bacio materno con tale affetto da sentirsi uscire il cuore dal petto. Erano i primi sfoghi che facevano madre e figlio. Pensavo tra me, chissà quanti beni racchiudevano in questo sfogo. E il mio dolce Gesù, facendosi vedere piccolo bambino in atto di baciare la mamma sua, mi ha detto: figlia mia, come sentii il bisogno di fare questo sfogo con la mamma mia? Perché tutto ciò che è stato fatto dal nostro essere supremo non è stato altro che sfogo d'amore. Io accentravo nella Vergine Regina tutto il nostro fuoco d'amore che avremmo nella creazione, perché stando in lei la mia divina volontà era capace di poter ricevere questo nostro sfogo così grande col mio bacio e di potermelo ricambiare, perché solo chi vive di mia volontà divina accentra in sé l'atto continuato di tutta la creazione e l'attitudine di riversarla in Dio. Bene. Oggi ricorre la festa liturgica della Natività di Maria Santissima.
e abbiamo l'occasione, ecco, di poter volgere lo sguardo, meditando su questa santissima festa, comprendendone le ragioni profonde della sua eccellenza. Sono motivazioni di una profondissima e importantissima portata teologica, che si fondano su un antichissimo, ecco, principio insegnato già dai primissimi tempi della patristica, in base alla quale la Madonna viene concepita come la nuova Eva. Dire nuova Eva non è soltanto un titolo personale e individuale, no? La Madonna è stata rimessa nelle condizioni di Eva, facendo, a differenza di lei, un percorso netto di santità. No, non è solo questo. È anche porla in relazione con tutto il genere umano, perché Eva fu la capostipite della razza umana, e dalla coppia Adamo ed Eva sono condizionati in negativo tutti i membri della razza umana. Tutti i membri della razza umana sono contenuti, in un certo senso, neanche troppo metaforico, nei fianchi di Eva. Ma tutti i membri rinati in Cristo sono contenuti nei fianchi e nel grembo santissimo della Divina Maria. Gesù dice testualmente: devi sapere che questa nascita racchiuse in sé la rinascita dell'umana famiglia. Questo ci fa comprendere anche quanto sia importantissimo per noi entrare in Maria, quindi vivere in Maria, di Maria. Come tutte le cose, questo fatto è avvenuto a livello oggettivo, quindi noi siamo già tutti rinati nella Madonna, ma così come attraverso l'opera della redenzione già tutta l'umanità è redenta in Cristo. Solo che a queste azioni oggettive della divina volontà compiute in Gesù e Maria devono corrispondere, perché esse non siano vane, quindi inefficaci, le risposte delle creature libere. Noi sappiamo che la risposta migliore che si possa dare a questa funzione oggettiva già realizzata in Maria Santissima, cioè in lei siamo già tutti rinati e rinati simili a lei e destinati a vivere, se lo volessimo, una vita simile alla sua, la migliore forma di risposta è la consacrazione a Maria, e la consacrazione a Maria, tra l'altro, nella forma più forte, più intensa che si possa vivere, che è quella che a suo tempo insegnò San Luigi Maria Grignon da Montfort. Consacrazione che tante volte ho detto ha molti punti analoghi alla vita nella Divina Volontà, e da molti purtroppo è sovente e troppo frettolosamente fatta, salvo poi incorrere in ciò che non senza una profonda ispirazione aveva lo stesso San Luigi profetizzato. La stragrande maggioranza delle persone che si accostano a questa devozione, che è una perla di cielo ed è un segreto per diventare grandi santi, già la consacrazione totus tuus fa diventare grandi santi se è vissuta, stragrande maggioranza delle persone non ci capiranno niente e rimarranno semplicemente al primo gradino, cioè a quello che c'ha di esteriore. Faranno la consacrazione, magari fanno anche tutti i 30 giorni di esercizi preparatori, poi mettono una bella catenella, chi se la mette al polso, chi se la mette al collo, chi se la mette dove vuole, chi si cinge la vita, fanno tutto quello che vogliono e dicono il Magnificat, certamente i più bravi sono anche, qua il numero si va sempre più assottigliando, fedeli a recitare ogni giorno la coroncina di 12 stelle.
Certamente festeggiano solennemente il 25 di marzo, il giorno dell'incarnazione. Dicono almeno una corona del rosario al giorno, certamente, no? Quindi compiono degli atti di devozione esterna alla Madonna e rinnovano la consacrazione ogni anno, magari fanno anche quel segno che San Luigi chiede di credere, un sacrificio, un'offerta, un'elemosina, insomma, il giorno della... E poi, tutto qui, il cuore della consacrazione totus tuus è nella vita interiore. Così come la vita nella divina volontà, sappiamo che è tutta interiore, così come la vita della Madonna e il segreto della Madonna era tutto nella sua interiorità. Allora, il cuore della devozione a Maria consiste nell'imparare a fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria, per Maria e in Maria. Fare tutte le cose per mezzo di Maria significa unirsi a Maria nel compimento dei nostri atti. È come quando nella divina volontà si perfeziona ulteriormente questo gesto, chiamando la divina volontà a compiere i nostri atti, noi. Perché fare tutte le cose per mezzo di Maria vuol dire che in tutte le cose io rinuncio alle mie disposizioni, intenzioni interiori che sono sempre macchiate, e facendo certamente però un atto di volontà, che può anche essere un movimento del pensiero, non serve dire neanche mentalmente qualcosa, però c'è questa dimensione, la rinuncia, e nella consapevolezza che tutto quello che faccio io di testa mia, non fuso in Maria, è sempre macchiato dalle mie imperfezioni che mi porto dietro per la colpa d'origine, a differenza delle intenzioni della Madonna che erano sempre in tutto purissime. Ed è proprio questo proposito che San Luigi fa, il famoso esempio del punto d'ago, ecco, dato dalla Madonna, che per la purezza delle sue intenzioni era superiore alla graticola di San Lorenzo. Poi, per certi aspetti ancora più importante, ma non c'è niente di più importante, sono tutti importanti di questo, c'è il fare tutte le cose con Maria, che è la stessa cosa, questa è proprio la stessa, che chiedersi in varie circostanze: ma quello che sto facendo è volontà di Dio? Farebbe la Madonna questa cosa al posto mio? Questo è il cuore della devozione, così come la vita nella divina volontà. Cioè, qual è il cuore della vita nella divina volontà? Cosa ha fatto la Madonna? Non ha mai fatto la sua volontà. Quindi in ogni istante, certo, in ogni istante è tanta roba, insomma, no? Si chiedeva: sto facendo la volontà di Dio adesso? E come Dio vuole, non solo quello che Dio vuole, ma come Dio vuole. Allora, cioè, la vita mariana plasma, deve plasmare tutta la persona. Io non devo trovarmi a fare una cosa che, ovviamente, nei miei stessi panni, la Madonna non farebbe. Ripeto, ovviamente, nei miei stessi panni, insomma, no? E questo vale per tutte le cose, così come la divina volontà deve entrare in tutte le cose. Non c'è un gesto, come dire, tanto è vero che anche gesti indifferenti, come noi sappiamo, possono e debbono essere portati nella divina volontà, anche il respirare, anche il battito cardiaco, no? Ecco, però quando c'è un atto umano, quindi un atto volontario, se voglio vivere la vera devozione e non semplicemente portare la catenella al polso o al collo, io devo chiedermi: la Madonna farebbe, si sta compiacendo di quello che sto facendo? Lo farebbe anche lei o no? E poi fare tutte le cose per Maria vuol dire che uno è mosso da un amore, cioè se io so, sulla base di questo, no, che la Madonna gradisce una cosa, ma io la faccio. Ma fosse pure andare in capo al mondo, basta che lei manifesti minimamente un desiderio, io l'ho già fatto. Per cui, se so che la Madonna gradisce che si dica il rosario intero, non sto a tutti i giorni, e la Madonna poi non dà mai ordini, da sempre esprime sempre
le cose che gradisce, le cose che desidera, d'accordo? I suoi te, lei potrebbe dire voglio ed esigo come quanto vuole, perché ha tutta l'autorità e la legittimità di poterlo fare, ma non lo farà mai. Non lo dice mai. Lei dice desidero, vi chiedo, vorrei. Ma è chiaro che, io dico, se una persona che si professa, io sono lo schiavo d'amore della Madonna, lo schiavo non ha una volontà sua, cioè, lo schiavo, cioè, questo bisogna approfondire, io ho scritto anche un libro, insomma, questa cosa qui, lo schiavo non c'ha una volontà, lo schiavo è dipendente in tutto, d'accordo? Questa però è una schiavitù volontaria, una schiavitù d'amore, cioè io sono una persona libera, nessuno mi toccherebbe la mia libertà, ma io volontariamente scelgo di non volere altro se non quello che vuole la Madonna. E se mi dà un minimo cenno, ma qualunque cosa sia, io parto in quarta come un matto e non mi fermo. Fare tutte le cose in Maria, dice San Luigi, dipende da noi entro certi limiti. E però, ecco, qui anche la vita nella Divina Volontà, anche se, perché entrare in Maria è una grazia straordinaria. Dice San Luigi, Dio non la dà se non a coloro che si mettono e si dispongono, e per fare questo ne devono fare molte, in condizioni di poterla ricevere. Io sono adesso alla luce degli scritti di Isa convintissimo che chi entra nella Divina Volontà sicuramente conoscerà molto meglio la Madonna, 100%, d'accordo? Non avrà... Cioè la devozione alla Madonna riceve indubbiamente un grandissimo incremento da questo, no? Lo vedremo adesso meditando il secondo paragrafetto. E nel frattempo che il Signore non ci apre le porte, noi però possiamo imparare a girare in Maria, con i giri. E abbiamo, se la conosciamo un pochino, se ci sforziamo di conoscerla, il libro stupendo della sua vita in cui girare, pensandoci, entrandoci, contemplandola, accompagnandola, no? Andando anche oltre i misteri del Rosario, appunto dalla sua nascita fino alla sua assunzione. Se noi entriamo in preghiera profonda girando in Maria, lo Spirito Santo ci porterà attraverso l'intelletto e l'ausilio anche della nostra immaginazione a percorrere tutti i tratti meravigliosi, almeno in parte, della sua vita tutta divina. E da questa immersione, da questi bagni d'amore con nella vita solare e luminosa di Maria Santissima se ne esce rigenerati, trasformati. Molto di più, usando questa metafora del bagno, che se uno in una notte, in un'estate da solleone, un caldo micidiale, ecco, facesse un bel bagno in piscina o al mare, insomma, no? Come è tutto sollevato, tutto, ma si esce molto meglio dalle immersioni, ecco, proprio full immersion nei misteri della vita della Madonna. Nasce la regina della creazione. Perché? Perché non ha mai fatto la sua volontà. Io ho sempre detto che la Madonna qui vicino alle tre fontane si è definita, io sono colei che sono nella Santissima Trinità, tanta roba, ecco. Ma lei potrebbe anche definirsi, se mi permette di prendermi questa licenza, insomma, ecco, di tentare una sua definizione. Io sono colei che non ha mai fatto la sua volontà. Non so che cosa significa fare la volontà propria. La Madonna, per esempio, non conosce fremito di... non sa neanche cosa sia, ecco. La fame di carne, non lo sa cos'è la Madonna. Non conosce questa cosa. E ai suoi devoti... gliela rende quasi sconosciuta, cioè nel senso che rimane una conoscenza teorica, come un'anima tutta quanta mariana non nemmeno ci pensa, insomma, a tante cose.
anche perché la vita interiore, la vita spirituale porta l'anima in alto, ci fa intravedere almeno da lontano i grandissimi beni e diletti della vita in Dio, che sono quelli propri dell'uomo, dinanzi a cui queste cose miserabili, insomma, così materiali e animalesche scompaiono, d'accordo? Io non mi privo del cielo per andare a avvoltolarmi qualche minuto nel brago e nella fogna. Non esiste, insomma, no? Quindi non si tratta di fare nessun tipo di sacrificio, è un altro modo di vivere, ma i cristiani questo l'hanno sempre vissuto. Cioè, uno è capace che sentendo certe cose, ma basta leggere gli atti dei martiri dei primi secoli sul tema purezza, cioè su questo tema che oggi ma non c'era neanche da parlarne, d'accordo? Ma di cosa stiamo parlando oggi? Di cosa stiamo parlando? Cioè, soltanto l'ignoranza, basta andare a leggere gli atti dei martiri dei primi secoli, cioè questi andavano tranquilli, desideravano versare il sangue per Gesù, ma figurati, stavano c'era un tale orrore verso tutto ciò che era impuro o immodesto. Le cristiane dei primi secoli andavano in giro come certe poverine, insomma, che non si rendono conto certamente di quello che fanno, anche se sono battezzate di oggi, ma non gli passava neanche per l'anticamera del cervello, d'accordo? Quindi su questo abbiamo molto da imparare dai nostri padri e madri nella fede, no? Tutti siamo rinati in lei, e che cosa ci fa lei? Ci riscalda, ci tiene difesi, ci cresce e ci nutre col sangue del suo cuore materno. Ora, lei vuole così tanto, ci sente, Gesù dice che sente nel cuore la vita dei figli suoi, perché questa rinascita della umanità in lei, che è la stella della nuova creazione, è un fatto oggettivo, d'accordo? La Chiesa insegna che la Madonna è vera madre di tutti, perché partorisce tutti alla vita della grazia. Non è una metafora questa qui. E tra l'altro la sua maternità nei nostri confronti non è come la maternità nei confronti di Gesù, che è stata un'estasi d'amore sia nel concepimento che nella nascita. La nostra è stata una maternità dolorosa, perché le è costata tutte le lacrime di corredentrice. Diventare mamma nostra significava farsi carico dei nostri peccati, e lei se ne è fatto carica subordinatamente insieme a suo figlio, certamente, ma se ne è fatto carico reale. Quindi spetta a noi la scelta se andare a metterci sotto il suo manto azzurro e se andare a cercare nel suo cuore materno, e la consacrazione sempre al cuore immacolato di Maria, il posto dove mettersi al sicuro. Questo è del 1929. Nel 1925 sono le rivelazioni postume di Fatima, dove la Madonna disse 4 anni prima a Suor Lucia: il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. Vedete, trovano nel mio materno cuore il posto dove mettersi al sicuro e la via che ti porterà a Dio. Ecco, cos'era la vita di questa creatura? La vita di questa creatura era un accogliere gli sfoghi in amore. Bellissima questa scena di Dio, capace di accoglierli, perché vivente nella divina volontà, e capace di ricambiarli. E Gesù dice: io sentii il bisogno di fare questo sfogo alla mamma mia. Cioè, noi dobbiamo comprendere che Dio, se potesse, nel senso Dio onnipotente, può fare tutto, ma non può voler fare una cosa che non si può fare. Cioè, noi siamo macchiati, siamo peccatori, non ce l'abbiamo più il dono della divina volontà, né tantomeno il dono della purezza. E Dio non si può unire. Però se potesse, se trovasse in qualche creatura di nuovo la sua divina volontà, noi dobbiamo ritenere, dobbiamo pensare che sicuramente queste cose Dio gliele farebbe vivere. Lo dice. Tutto ciò che è stato fatto dal nostro essere supremo
non è stato altro che sfogo d'amore. E io accentravo nella Vergine tutto il nostro sfogo d'amore che avevamo nella creazione. Perché? Perché stando in lei la mia divina volontà era capace di poter ricevere questo nostro sfogo, così grande col mio bacio, e di poterlo ricambiare. Ma Luisa queste cose le ha vissute, anche lei. Quindi non sono state esclusiva della Madonna, certo, nessuno le avrà mai nella stessa misura, nello stesso grado e con la stessa intensità della Madonna, io questo ne sono certissimo, d'accordo? Ma non viverle per niente è un altro discorso, non le vive per niente e le conoscerà soltanto in paradiso, solo chi non entra in questo regno, ma chi entra in questo regno, chi vive di mia volontà divina, centra in sé l'atto continuato di tutta la creazione e l'attitudine di riversarla in Dio, quindi è capace di prendere tutto l'amore che Dio vuole dargli e di ricambiarglielo e farlo non soltanto a nome proprio, ma a nome di tutta la creazione. E questi sono i giri della divina volontà. Ecco, certamente queste considerazioni ci fanno vivere meglio questa festa bellissima, ecco, che ci accingiamo anche liturgicamente a celebrare. La tua nascita rallegrò il mondo intero, o Santa Vergine Maria, l'universo intero e rallegra tutti noi. Che la tua vita sia la nostra vita, che possiamo tutti accoglierti nel nostro cuore come nostra regina, celeste imperatrice, madre, maestra, signora, padrona, ecco, con carta bianca di operare nelle nostre anime. Da te impareremo perfettamente a vivere nel regno della divina volontà e con te, se Dio vorrà, vivremo anche qualche briciola, lo speriamo, qualche barlume, ecco, di questo splendore di amore divino che ci farà dimenticare come miraggi lontani, ecco, anche le più belle cose del mondo, che non sono minimamente paragonabili ad anche solo un secondo trascorso nei diletti divini. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.